των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για 2 λεπτά. Signor Presidente, signor Commissario, in Europa la crescita è ormai una necessità non più rinviabile. Essa dipende anche dalle misure di liberalizzazione rispetto agli ostacoli e ai privilegi che strozzano anche il mercato interno digitale e fra questi vi è la necessità di una nuova disciplina del copyright, in particolare del collective rights management. Visto che questo rappresenta il copyright il 7% del PIL della nostra Europa. La riforma urge, signor Commissario, noi l'aspettiamo da tempo, è stata più volte annunciata con scadenze, date, devo dire che queste date non sono state rispettate, lei lo ha indirettamente ammesso e da oltre 2 anni questa direttiva si aspetta che venga affrontato il tema della direttiva 48 IPRED, della direttiva 29 con un regime di eccezioni al passo coi tempi. Si è sperato che questa legislatura fosse la legislatura costituente, ma da noi oggi il dibattito è inquinato da ideologismi che contrappongono artificiosamente gli artisti ai diritti di libero accesso al web, con una contrapposizione nociva, sterile, che paralizza. Si risolve con nuove idee giuridiche e tecnologiche per un nuovo diritto d'autore che parta intanto dalla gestione. Esistono proposte, esperienze interessanti, però l'idea non cammina. Signor Commissario, con i brevetti lei ha avuto un successo importante, mi complimento perché la stimo. Su questo tema invece si ritarda. Perché? Lei ha parlato, anche la relatrice... Madame Gallot ha parlato di difficoltà ed è vero che ci sono le difficoltà. Lei ha detto in parte questo giustifica il ritardo, nelle sue parole si legge il problema anche. Il problema è che le società di gestione esistenti e le case discografiche rappresentano interessi corposi, difendono il loro orto e il loro campo. Questo è l'ostacolo principale. No alla territorialità, no ad eccezioni ragionevoli, no a licenze collettive estese, no ad incentivi verso nuovi modelli di business, no ad una trasparenza migliore, no all'interoperabilità a format shift. Ecco, è qui la sostanza del ritardo. Noi abbiamo bisogno di riforme e di fatte bene, che non creino oligopoli che distorcano il mercato e le industrie culturali e le piccole società e soffochino la diversità e la ricchezza culturale europea. Per questo noi sollecitiamo ormai che questa primavera, che l'aspettiamo tutti, venga. Grazie. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπελικουέρ. Η κυρία Βίκστρεμ, παρακαλώ, από την ομάδα των Φιλελευθέρων, για 2 λεπτά. Something wrong with my microphone. It's okay. We can hear it. It's functioning. Oh.